Ehi la ciurma, rieccoci qui su Sid Meier's Pirates. Io sono Mazzetese ed oggi stiamo andando in cerca del malvagissimissimi Barone Raimondo, che ha informazioni preziose sul nostro zio, solo che vuole darci le rate. Cioè, ogni volta che gli spacchiamo la faccia ci dà un pezzo. Si diverte con poco, diciamo. Allora, l'ultima volta che era stato visto a... no, Marques de Montalban. A Margarita. Il barone Raimondo è stato visto qui l'ultima volta. Quindi dobbiamo andare in quella direzione un po' controvento. Viaggiando controvento. Oh, non mi ricordo quella canzone, ma faceva viaggiando controvento, tipo, a un certo punto. Sì. Oh, così vado a 7 nodi. 8 nodi! Che velocità clamorosa! 9 nodi! 10! 11! Mannaggia ragazzi, quanto stiamo andando veloce, guardate! 9 per un olandese? No, lasciamola perdere. 9 nodi. Dobbiamo andare verso Margarita. Tu sei la mia vita, Margarita. Vuoi che io muoro, Margarita? Dove sei, Margarita, amore mio? Te quiero mucho. Eccola! Vieni qui! Ti sento vicina! Sono diretti a Rio, Ciccio. È una discreta cittadina, alla fin fine. E infatti, modesta. Avrei detto discreta, ma modesta va bene lo stesso. La rinomineremo discreta roccaforte spagnola, dai. Margarita. Sapevo che il nostro corazon non poteva restare a lungo separato. Eccoci! Sta cuocendo il sole. Ma sta cuocendo per l'amore, per me. La taverna. Il Marchese de Montalbano. Avete visto? Barone Raimondo. Ma come aveva lasciato San Juan e era diretto verso Trinidad? Ah, era andato di là? Vabbè, andiamo a cercare. Cos'è che ha questo? Un razzo di segnalazione. Perfetto. La ciurma sarà un po' scontenta, ma mi serve un sacco. 5 uomini benvenuti. La ciurma sarà scontentissima. Barone Raimondo. C'è una parata veloce come il fulmine. Sì. L'ho già affrontato un sacco di volte. Commerciare col mercante, abbiamo roba da vendere? No, non abbiamo Kaiser da vendere. Cibo ne abbiamo, per fortuna, maestro da niente. Governatore ci dice qualcosa, ci dirà un Kaiser di nulla. No, mi spiace, non so ballare! Come 13 uomini hanno disertato? Cos'è questo? Un galeone mercantile spagnolo. Dai, dobbiamo per forza andarci addosso perché altrimenti siamo nei guai. La gente. C'ho l'equipaggio scontentissimo perché abbiamo speso un sacco di soldi. Sì, modesta quantità di oro, vabbè. Prendiamo tutto, tieni. Ahia, ce l'hanno da noi. Ce l'hanno con noi. Ma perché abbiamo solo distrutto un tizio? Harry Morgan. Magari un'altra volta? Ci ha tirato due cannonate. LOL, hanno visto l'altro e se ne sono andati. Ah, e questa è la casa della cosa di Harry Morgan. È un covo pirata. Andiamo alla taverna, vediamo se c'è qualche equipaggio a sostituire il nostro. No, ma. Se lo chiamo, secondo me alcuni si è. Vabbè, proviamoci, vediamo un attimo. Sì, adesso si ammutinano di sicuro. Il barone Raimondo. Santa Luisa. Ok, e lui cosa ci dice?
Era diretto verso Trinidad. Ok, adesso si arrabbieranno tutti tantissimo. Quindi vediamo se riesco a vendere un po' di... Non ha soldi! Non ha soldi! Vabbè, quattro uomini hanno disertato, ma noi... Ah no, dovevamo riparare le navi! Vaffanbrodo! Ok, mi sa che dobbiamo dividere il tesoro. La prossima città che troviamo, Trinidad. È stata conquistata Trinidad. Dov'è Trinidad? Che ho l'equipaggio che si ammutina qua. Di là? Eccola, Trinidad e Tobago, modesta roccaforte inglese. L'hanno appena presa gli inglesi. Allora, adesso dobbiamo per forza dividere l'affare. Vediamo se ho ancora qualcosa che posso comprare. Prendiamola, dai, così almeno non c'è più tre opzioni. Sconfiggiamo sto tizio. No, non serve un Kaiser. Intanto dovremo poi ricercare le cose, quindi... Vendiamo tutto. Tutto quello che possiamo lo vendiamo. Tutto il cibo che riusciamo a vendere lo vendiamo. Ecco, facciamo così, vendi tutto. E non è che ha venduto poi tanto, eh. Vabbè. Maestro Dasha, ti riparerei questa. Se la riparo. Poi vendo questo, malgalone mercantile. Devo vendere tutti e tre. Cioè tutti e due. Tenere solo Marco 88. Sì. E dividere il bottino. Ragazzi, niente. Ah, non ho fatto abbastanza roba, quindi posso tornare indietro. Allora andiamo a vedere in taverna se c'è qualcuno. Benvenuti, abbiamo pochissima gente però adesso. Ok, ora c'è comodo sconfiggere questo tizio, è anche vecchio, quindi direi che possiamo farcela senza troppi problemi. Speriamo. Yeah! Giù! Oddio, ma è molto rapido invece. Sarò io che sto invecchiando. Bisogna essere sempre più abili qua, eh? A dividere il bottino tutte queste volte. Altri uomini per l'equipaggio, perfetto. Raghi, andiamo un attimo dal mercante, vediamo se cibo ne abbiamo, cannoni ne abbiamo, direi che possiamo... No, 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 lasciamo perdere. Salpiamo. Tiriamo giù questo. Sì. Perché ho bisogno di altre navi, altrimenti sono nei guai. Perfetto, così in faccia proprio. Allora io andrei con una spada lunga versatile perché...
Iniziano a sentirsi gli anni addosso e dobbiamo tirare giù questo il più in fretta possibile, meglio non rischiare con questioni alternative, diciamo. Andiamo, ragazzi. Perfetto. E anche questo è andato in mare. E cosa? Il barone Raimondo sta dirigendo Trinidad. Ok. Benvenuti a bordo, ragazzi. Un po' di roba, un po' di cibo, articoli di lusso, cannoni, prendiamo tutto, sì. E teniamo anche quello perché ci serve un sacco. Qua c'è un mercantile inglese. Andiamo addosso anche a lui. Sì, ci serve, abbiamo pochissima roba, quindi ci conviene andare addosso a tutto quello che troviamo. Soprattutto aspettando il barone Raimondo, perché abbiamo bisogno di un po' di gente. Sì, certo, così la perdiamo la gente, hai ragione. Hai completamente ragione, però non possiamo andare addosso al barone Raimondo subito adesso. Spero solo che gli inglesi non si incavolino troppo, perché altrimenti siamo un po' nei casini. Perché il barone Raimondo sta arrivando qua, dovremmo trovare un po' di ciurma. Questo mi sembra abbastanza scarso. È molto lento. Sì, era estremamente lento. Quindi siamo riusciti a... Barone Raimondo si sta dirigendo a Trinidad. Benvenuti... Oh, sì, benvenuti ragazzi. Sì, questo è decisamente stata la cosa migliore da fare. Non so se... Se entriamo ci fa entrare o cosa. O ci attaccano. No, ci lasciano entrare per fortuna. Ah, visitiamo la taverna. Qua ci offre qualcosa? Ma sì, raccontami tutto. Vabbè, Port Royal. Henry Morgan. Trasporta un sacco di dobloni. Sì, si sta dirigendo qua, ma da un'eternità. Cioè, noi siamo arrivati già qua la prima volta che si stava dirigendo qua e ancora si sta dirigendo qua. Allora, io ti venderei articoli di lusso, fin tanto che hai soldi, e anche spezie, fin tanto che hai soldi, così non ho timori che la ciurma si ammutini. Compriamo un po' di cibo. Compriamo un po' di cibo e vendiamo un po' di spezie. Maestro Dasha, riparami questa e... Brigantino Goletta... Sì, questa qua, facciamo un potenziamento di travicelli di ferro. Così possiamo tenercela come seconda, se per caso dovesse essere... Oh, abbiamo di nuovo una piccola discreta flotta. Lui sta venendo da San Juan. Quindi vediamo, da San Juan. E in viaggio per venire qui. Da dove però, infatti? Da San Juan diceva. Aspettate, allora, diario di bordo. No, aspetta. Inghilterra in guerra con la Spagna. Spagna in guerra. Noi con chi dobbiamo stare? Con i francesi e con gli olandesi. Quindi contro l'Inghilterra e contro la Spagna. Quindi se tiriamo giù l'Inghilterra e la Spagna, grandi cose. No, però noi stavamo cercando sta gentaglia qua. Ah, qua c'è un pezzo dello zio smarrito, ma... Qua devo andare. Barone Raimondo. Da San Juan, ma San Juan non so dove sia. C'è una nave inglese. Ma no, non possiamo andare a picchiare troppo gli inglesi, ne abbiamo già picchiati due. È quello? È quello? Forse lui? O lui è Henry Morgan? È il Barone Raimondo? Sì, è il Barone Raimondo! Attacca il Barone Raimondo!
Barone Raimondo, sì, ci proviamo. Dobbiamo andare assolutamente subito addosso perché abbiamo poca ciurma. Hanno un equipaggio che è il doppio del nostro. Allora io proverei a tirarlo subito giù. Non era un tizio molto abile, quindi... Ehi, ma... Speriamo di farcela prima che muoiano tutti i nostri cari amici. Sì! Ce l'abbiamo fatta, per fortuna. Ragazzi, quello che fa l'angelo davanti! Con il berretto, che epico! Epico sarà il mio amore, guarda, ti do un bacio! Che... Mi sembra tipo Paolini quando si inserisce nelle interviste televisive, no? Quando appare la telecamera lui che fa... E questo qua si è buttato giù dall'albero per farsi vedere mentre noi parlavamo con questa cutscene. Allora, questa mappa ricongiunge la vostra famiglia. Ok, così dovremmo riuscire anche a ritrovarlo. Cioè, ci manca un pezzo, ma non è che sia indispensabile. Nel vicino, anzi, per Royal, vicino a Caponero. Marques Montalbán, ma non lo voglio... Chi è sto obeso qua? No, questo qua è quello di prima! È quello che faceva l'angelo! Sì, dai, vieni con noi. Ci piaci? Ci piaci un sacco? Sì, quanti soldi, ragazzi! Quanti soldi! Mi piace il barone Raimondo! Mi piace un sacco! Un sacco, yeah! Questo è super OP, cioè c'ha tutta la roba, c'ha tutta la roba, tutti i potenziamenti. Dobbiamo andare un attimo a pigliare un po' di soldi e a rimettere l'equipaggio stracontento, ci credo. Allora, vediamo se il governatore sono in guerra contro gli spagnoli loro. Sì, no? Sì, allora sono contenti. La taverna, vediamo se c'è qualcuno. Sì. Benvenuti ragazzi, qua cioè, mi vuole offrire qualcosa? Sì, una fisarmonica. Alleluia. Henry Morgan, ha un affondo veloce come il fulmine. Va bene. E tu cosa ci dici? Marques de Montalbán non mi interessa. Dobbiamo andare a trovare lo zio adesso. Commerciamo col mercante, vendiamo un po' di cannoni. Sì, i cannoni vanno a un sacco di soldi qua. A 3 è rarissimo trovarli i cannoni. Il cibo invece costa poco, quindi è meglio non venderlo. Il maestro Dash, io venderei più che quella del marrone Raimondo. Venderei forse il Cheshire, che non ha nessun potenziamento. Questa vale molto di più. Sì, venderei questo mercantile qua. Può portare più roba, ma meno potenziamenti. Quella può essere un'ottima nave per... diciamo delle battaglie molto complesse. Allora, noi dobbiamo andare. Mi sono già dimenticato. Port Royal, che è dove? Deve essere su in alto, mi pare. Port Royal. Dalle parti di Florida Keys? No, sto sbagliando. Port Royal. Ah, è qua, è qua. È questo qua in inglese. Quindi dobbiamo andare in quella direzione. Noi siamo là, abbiamo un attimo da veleggiare. Ragazzi, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Sid Meier's Pirates. Lasciate un mi piace se l'episodio vi fosse piaciuto. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Infame, chi sei tu che non l'hai ancora fatto? Ci sono più di 90 persone che lo hanno già fatto, perché non unirti alla ciurma? Ciao a tutti!